Che veleggiata spettacolare! La quiete prima della tempesta. E la vita impone scelte difficili. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo ceduto al richiamo della natura e siamo andati a vivere in barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura ogni domenica. Nell'episodio precedente siamo approdati alle Eolie e abbiamo imparato ad adattarci al volere degli dei. Oggi il vento ci obbliga a lasciare l'isola di Vulcano e cercare rifugio altrove, in un luogo altrettanto avvolto dal mistero. Le altissime rocce che si ergono davanti a noi sono le pericolose rupi erranti. La maga Circe, nostra preziosa consigliera in questo viaggio, ci ha messi in guardia contro questi faraglioni, antichi edifici vulcanici erosi dal vento e dalle onde, dove mare e fuoco non lasciano scampo ai naviganti. Al nostro passaggio, però, tutto pareva tranquillo. Il mare era calmo, la lava aveva smesso di fluire ormai da tempo e le due torri di magma solidificato non sembravano minacciarci. Abbiamo lasciato Marina di Vulcanello, abbiamo attraversato le bocche di Vulcano e siamo arrivati a Lipari. Siamo qui all'Ancora, nella parte sud di Lipari. Questa zona è veramente bellissima, ci sono i faraglioni, pareti rocciose, quasi nessuna costruzione. Abbiamo dato ancora sugli 8 metri, ci sono parecchie barche, parecchi catamarani. Adesso andiamo a fare un tuffo per controllare che l'ancora abbia preso, poi ci godiamo la giornata. Se il vento è quello previsto dai vari modelli, qui dovremo essere protetti anche per la notte. Sono andata a controllare l'ancora, ha preso, abbiamo dato veramente tantissima catena. Sono arrivate ancora barche, quindi è parecchio affollato qua. Però tutto sempre a posto, adesso preparo il pranzo e poi ci rilassiamo, ci godiamo la giornata. Provo ad andare a terra con il mio minuscolo SUP, anche se c'è un po' di vento, e faccio due passi sulla spiaggia, vedo un po' com'è. Vi confesso una cosa che ancora non riesco a spiegarmi. Nell'ultimo periodo ho iniziato a vedere il mondo sotto una luce nuova. Mi sembra di aver vissuto tanti anni in base a regole astratte e principi dettati da chissà chi per ottenere chissà cosa. Come se quello che ho sempre avuto intorno a me e dentro di me fosse perennemente offuscato dalle mie paure. Ma uno sguardo più attento e libero a questo mondo mi ha rivelato che la sua ricchezza è immensa. Sta a noi saperla cogliere. Non parlo solo della bellezza che ci circonda, ma di qualcosa di più profondo, che non si riesce a vedere o spiegare, e neppure a sentire fino in fondo. Di tanto in tanto, riusciamo solo a percepirne l'energia impalpabile, come un soffio di vento dietro un velo leggero. Ma quando proviamo a metterlo a fuoco, i nostri sensi cadono in fallo, non sono abbastanza acuti per poter capire cosa sia. E quando ne parlo, l'unica parola, forse un po' infantile, che mi viene da usare, è magia. Il mio giro in SUP è andato bene, sono riuscita a tornare nonostante vento e corrente contrari e ho visto la casa dell'eremita, mi piacerebbe andarlo a trovare, andargli a parlare, ma adesso mi sembra che non sia in casa. Adesso Messi è andato a fare il suo giro con il SUP, vediamo se riuscirà a tornare. E intanto io preparo dei pancake, così possiamo fare uno spuntino pomeridiano quando torna. In realtà quando si è all'ancora e non fa caldissimo, cioè fa caldo ma non caldissimo, quindi non è che si possa stare tantissimo nell'acqua. È bello fare un po' quelle cose che si farebbero a casa, per esempio i pancake. Non lo vedo più. Se
Se sono rimasta sola posso offrire pancake a tutta la baia praticamente. Spalma, spalma. Su questa barca non abbiamo ruoli fissi, quindi Mess cucina e io vado fuori a sistemare la barca per la notte, chiudere le zibeg, assicurare tutto, controllare che non ci sia niente di inutile fuori proprio nel caso arrivasse vento. E sì, tutti devono essere capaci di fare tutto. La quiete prima della tempesta. Ci siamo svegliati con un po' di incertezze, in realtà già ieri ci siamo addormentati con incertezze perché il meteo non sembra per niente buono per i prossimi giorni. Sembra che non avremo una finestra utile poi per tornare verso riposo, per attraversare lo stretto di Messina per 10 giorni. Può essere che dobbiamo anticipare il rientro, quindi praticamente fare solo 4 giorni qua alle Eolie e poi rientrare già domani, quindi spostarci oggi verso Milazzo oppure Scilla e poi percorrere lo stretto e tornare già domani. È stata una bella vacanza fino adesso, ovviamente è stata una bella avventura, non vi nascondo che sono un pochino triste. Speravo di potermi godere un po' di più le isole, di poter navigare un po' di più, vivere un pochino di più questa vita in barca libera su Alba, però ovviamente alla fine il meteo è quello che comanda. Dobbiamo fare tutto in sicurezza, adeguarci a quello che il dio Eolo e Nettuno decidono per noi. Adesso aspettiamo l'aggiornamento delle previsioni meteo, dovrebbe arrivare verso un quarto alle 9, così possiamo vedere un po' com'è la situazione nei prossimi giorni e fare le nostre valutazioni. Quando i pensieri vorticano nella mia testa, mi siedo e inizio a scrivere, per tentare di afferrarli uno a uno e ancorarli ad una pagina di diario, in modo che lasciano spazio alla quiete nella mia mente. Non lo faccio solo per il meteo, ma per ogni tipo di scelta. Voi penserete che sì, tornare dalle vacanze in anticipo a causa del meteo è spiacevole, ma non è la fine del mondo. E io non posso che darvi ragione. Infatti, non si tratta solo di questo. Il fatto è che le nostre scelte determinano chi siamo. Come tanti piccoli tasselli, le decisioni che prendiamo ogni giorno danno forma alla nostra identità. E chi sono io? Una persona che torna sempre sui propri passi, che sceglie una vita monotona ma sicura? O una persona capace di vivere appieno, nonostante i rischi? Credo non ci sia una risposta giusta e che entrambe le strade siano piene di ostacoli. Sta a noi decidere quali enigmi siamo disposti a risolvere. L'importante è ricordarsi che ogni scelta che facciamo definisce chi siamo e dà una nuova forma al nostro mondo. Validation. So you can see last week Bayer 1 was best, then GFS, then ECM. It looks a bit better than it used to. So now we have PVE here. This one has changed. It's changed so much because this was the full purple. Meglio di quanto pensassimo, alla fine le previsioni non sono così male. Abbiamo confrontato i diversi modelli e sembra ci sia spazio per rimanere ancora un po' in sicurezza, ancora qualche giorno. E quindi oggi andiamo a Pannaria. Pannaria. Thank you.
E così, questa volta, abbiamo scelto di guardare negli occhi i nostri demoni, uscire dalla nostra zona di comfort e provare a scorgere quel qualcosa in più che dimora tra le maglie di questo mondo misterioso. E salpata l'ancora e issate le vele, la nostra Alba ha sfruttato la magia del vento e lanciato quello che per me, dopo anni e anni di vela, sembra ancora un incantesimo. Veleggiare di Bolina. Veleggiata spettacolare stamattina. Stiamo navigando lungo la costa di Lipari, davanti a noi c'è Salina, ma la nostra destinazione sarà Panarea, che adesso non riusciamo a vedere perché è nascosta da Lipari. Passeremo lo stretto tra Lipari e Salina e poi cercheremo riparo nella parte sud di Panarea, che dovrebbe essere ridossata dal vento. E lì sul lembo nord del canale di Salina, lo stretto tra Lipari e Salina, la nostra maga Circe ha lasciato l'equipaggio ed è tornata nella sua dimora sulla leggendaria isola di Ea, cioè su Salina. Questa volta non ci siamo potuti fermare con lei, ma abbiamo promesso di tornare presto a farle visita. E grati per i suoi preziosi consigli e con l'occhio un po' più allenato a scorgere i segreti di questi mari, abbiamo continuato a veleggiare verso Panarea. Nonostante le onde più alte e le raffiche più forti del previsto, ci siamo sentiti forti della nostra decisione di proseguire il viaggio. E come pezzetti di metallo attratti da un magnete, ci siamo lasciati trasportare dall'energia del luogo che abbiamo scelto di raggiungere, o che forse eravamo destinati a raggiungere. Siamo arrivati a Panarea dopo una bella veleggiata, abbiamo dato ancora qui a Cala del Giunco, che è questa baia qui dietro di me, ci sono pochissime altre barche, tre, e questo sembra un po' un covo piratesco, un po' misterioso. C'è una bella insenatura, proprio un vero e proprio covo, raggiungibile a nuoto oppure con il SUP, e poi credo ci siano ritrovamenti del Neolitico sopra sul capo, quindi prima andrò a esplorare la parte sottomarina e poi scenderò a terra. Cala Giunco, una baia dove mura vulcaniche avvolgono gli abissi in un abbraccio multimillenario, dove gli spiriti di antichi stregoni ancora vegliano dall'alto delle loro dimore neolitiche, in qualche modo sopravvissute ad un'eternità di tempeste. Qui l'oceano infinito è ridotto ad una forma, confinato in uno specchio cangiante azzurro e smeraldo. Ma cosa apparirà ai nostri occhi quando attraverseremo lo specchio? Lì, sulla linea di confine, il mio sguardo ha incontrato il potere della scelta, quell'atto così difficile, così carico di speranze e paure, che riduce un'infinità di possibilità ad una sola, limitata realtà. Un po' come quando, guardando le previsioni meteo, tra i 360 gradi della bussola, dobbiamo scegliere una sola rotta. E un po' come a Cala Giunco, l'abbraccio della roccia racchiude il grande mare e lo confina in una piccola laguna. Ma quella laguna l'abbiamo davvero scelta noi oppure era già scritta nelle nostre stelle? Questo non lo so, me lo chiedo spesso, ma non mi è dato saperlo. E in un certo senso forse non è importante. Quando la nebbia della paura si dirada dai mari della nostra mente, possiamo vedere con chiarezza qual è la rotta del nostro cuore. E se è con fedeltà noi stessi che scegliamo le nostre coordinate, forse non importa se esse erano già annotate da qualche parte nel libro degli dèi. In ogni caso, saranno quelle giuste per noi. E ammirando questo luogo, un po' fisico, un po' della mente, lo vedo come un'intersezione tra due mondi. Di qua c'è la nostra vita di tutti i giorni, con tutte le nostre apprensioni, preoccupazioni e paure. Ma oltre quel limite c'è un altro universo nel quale, ogni tanto, abbiamo il coraggio di sconfinare. Non è tanto un universo parallelo, ma un mondo più vero, dove senza il fardello delle nostre paure possiamo lasciarci avvolgere dalla magia. E la nostra laguna, oggi Cala Giunco, domani chissà quale altro luogo, non sarà solo un punto d'arrivo, ma un portale magico verso nuove scelte e nuove avventure.
Non perdetevi il prossimo episodio, in cui finalmente scenderemo a terra a Lipari e forse faremo qualche errore di valutazione.